Allora, in pista, due giri, abbiamo il Grifone e il Leon d'Oro. Pronti? Partenza! Via! Cavalli di stoffa al posto di animali veri, lance che come punta hanno una spugna intrisa nel colore come bersaglio e l'orologio del Bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Così al Villone Puccini di Pistoia, a pochi giorni dal 25 luglio, si è disputata l'altra giostra. L'iniziativa è stata dell'associazione Palomar, che in collaborazione con le animaliste Empa ed Oipa, gli scout del CNJ ed altre realtà del territorio, ha lanciato la propria richiesta di rivedere il nuovo regolamento della manifestazione, modificando alcune delle novità introdotte quest'anno, a cominciare dal tempo di gara. Il messaggio è quello che possiamo organizzare una giostra dell'orso con modalità che siano più sicure sia per i cavalli che per i fantini. È questo il messaggio che vogliamo lanciare con la manifestazione che abbiamo chiamato l'altra giostra, quindi che non è contro la giostra dell'orso, ma è una manifestazione che vuole richiamare allo spirito folcloristico, storico, di gioco, di festa, che è anche quello della nostra giostra cittadina. Un messaggio presentato nel segno dell'allegria, del sorriso e della festa. Tanti bambini e le famiglie che hanno partecipato indossando a rotazione i colori dei quattro rioni cittadini. Questa non vuole essere una contromanifestazione, ma solo un momento ludico di divertimento per segnalare invece un'attenzione diversa alla questione proprio del tempo, non solo legata alla giostra dell'orso, no? Ma a una vita che ormai sembra essere scandita da dei ritmi infernali, e invece noi qui vogliamo giocare tutti insieme, facendo vedere come sia possibile divertirsi e fare anche una cosa bella, con tempi e con velocità più contenute. Il punto fondamentale è quello della reintroduzione della velocità. Questo è molto importante per la sicurezza. Ovviamente ogni gara ha insito in sé dei pericoli. Se in più ci metti ovviamente la velocità a discapito di quello invece che era il principio della precisione, che era nel vecchio regolamento, in quello fatto pochi anni fa, ovviamente i rischi si moltiplicano. Quanto raccolto nell'occasione è andato all'associazione pistoiese Shunkawakan, che accoglie e recupera cavalli anziani, prendendosi cura di quelli che sono a fine carriera o in condizione di disagio. Questo è un momento in cui vogliamo sensibilizzare la città di Pistoia a far sì che si possa ripensare al nuovo regolamento e si possano reintrodurre quei limiti e quei paletti che garantiscano la sicurezza di chi animerà questa importante festa per Pistoia.